L'amore strappato, trama seconda puntata. Dove si trova Arianna? La serie TV L'amore strappato in onda su Canale 5, ispirata ad una storia vera, ha sicuramente come obiettivo quello di emozionare, ma anche quello di far riflettere. Veder prelevare così improvvisamente una bimba di 7 anni e non dare il tempo né a lei e né ai genitori di comprendere cosa stia succedendo lascia davvero un po' tristi. Rosa deve riuscire a riportare a casa Arianna e a scagionare il marito che si trova in prigione. Il processo va avanti, ma anche il lavoro della casa famiglia procede come da legge e riserverà una brutta sorpresa per la bimba e la sua famiglia. Quale sarà? Prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti dell'amore strappato, facciamo un breve riassunto degli ultimi avvenimenti. L'amore strappato, dove eravamo rimasti? Un momento di gioia e di emozioni per i bimbi, come può essere quello della recita scolastica, si trasforma per Arianna nel giorno più brutto della sua vita. Improvvisamente viene prelevata dalle forze dell'ordine e condotta in un luogo a lei sconosciuto, con persone altrettanto sconosciute, senza poter neanche salutare i genitori Rocco e Rosa, i quali a loro volta si ritrovano a gestire una situazione grave e inaspettata, ovvero l'accusa di abuso sessuale ai danni dell'uomo. Le prove sembrano essere tutte in linea con l'accusa e Rocco viene portato anche in carcere. Senza sapere chi abbia mosso quelle accuse, inizia per Rosa un'incredibile corsa contro il tempo. L'amore strappato, trama, seconda puntata. Rosa e Rocco da soli contro la giustizia, mentre Arianna continua la sua brutta avventura nella casa famiglia. Rosa ha capito che in questa assurda vicenda, in cui è piombata improvvisamente la sua famiglia, c'è bisogno di tutta la sua forza e il suo coraggio per riuscire a venirne fuori. Improvvisamente la sua famiglia si ritrova divisa. Arianna è ancora nella casa famiglia, in cui è stata portata all'improvviso, e Rocco è in carcere. L'uomo improvvisamente è diventato un mostro agli occhi di amici e conoscenti. Ma Rosa è fermamente convinta della sua innocenza e non riesce ancora a capacitarsi di come si possa arrestare ingiustamente un uomo con un'accusa così grave. Il processo, sotto la guida dell'avvocato Miraglia, continua il suo corso e potrebbe dare degli importanti risvolti, ma è tutto ancora avvolto da una forte incertezza. Tuttavia, un brutto imprevisto attende Rosa. Un'altra famiglia si fa avanti con l'intento di adottare Arianna e in breve tempo questa adozione andrà a buon fine. Gli eventi si evolvono velocemente e tutto sembra già scritto. Rocco dal carcere non riesce a darsi pace e quasi decide di gettare la spugna e abbandonarsi a se stesso. Ma quando viene a sapere che Arianna sarebbe andata a vivere con una nuova famiglia, decide di esporsi e raccontare la sua vicenda a stampa e televisioni. Ma nelle sue condizioni non sarà per nulla semplice. Rosa invece conosce un uomo che le dice di sapere dove tengono la figlia e decide di fidarsi di lui per poterla almeno rivedere. Chi è quest'uomo che appare improvvisamente e decide di aiutare Rosa? La verità riuscirà a venire a galla? Non perdiamo la seconda puntata per scoprirlo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.